Fare memoria del Cardinale Martini è un atto di giustizia. Papa Francesco riceve i membri della fondazione legata al Porporato, profeta, uomo di pace e di discernimento, dice, ricordando il suo confratello gesuita. Nessun politico tra i quattro senatori a vita nominati da Napolitano, Renzo Piano, Claudio Abbado, Elena Cattaneo e Carlo Rubbia, tutti scelti, dice il Quirinale, per alti meriti nel campo scientifico, artistico e sociale. Lavoro che manca, lavoro che uccide, sono 3 milioni disoccupati in Italia e 4 giovani su 10 non lavorano e intanto alla Spezia un operaio di 23 anni muore schiacciato da una pala meccanica. Siria, dopo lo stop della Gran Bretagna, Stati Uniti pronti ad attaccare anche da soli, inarrestabile il dramma umanitario nel TG, la voce del direttore della Caritas appena rientrato dai campi profughi in Giordania. Grandi città più convenienti dei piccoli centri per fare la spesa, lo dice una ricerca di altro consumo nel TG, la mappa della convenienza e utili suggerimenti per risparmiare sul carrello della spesa. Buonasera e buon venerdì da TG 2000. Eccoci qua, buonasera a tutti voi. E dunque, in apertura, come sempre, la giornata di Papa Francesco. Stamattina il Santo Padre ha ricevuto in udienza nella casa di Santa Marta padre Carlo Casalone, provinciale d'Italia della Compagnia di Gesù, assieme ad alcuni rappresentanti della Fondazione Carlo Maria Martini, di cui, lo ricordiamo, domani ricorre il primo anniversario della morte. Il Cardinale è stato un padre per tutta la Chiesa, ha sottolineato Bergoglio. E allora, per i dettagli, andiamo dal nostro Federico Plotti a San Pietro. Federico, ben trovato. Eh sì, grazie, lo anticipavate anche voi, lo avete detto, Papa Francesco oggi ha ricevuto in udienza padre Carlo Casalone, provinciale d'Italia della Compagnia di Gesù, dei Gesuiti, ha ricevuto anche i membri della Fondazione Carlo Maria Martini, a un anno esatto dalla scomparsa proprio del Cardinal Martini. Ovviamente è stato ricordato durante l'incontro, Martini scomparve, morì il 31 agosto proprio di un anno fa. Martini è stato un padre per tutta la Chiesa, ha detto il Papa, ricordando anche come anche loro in Argentina facevano gli esercizi spirituali proprio con i testi del Cardinal Martini. Il servizio su questo incontro è di Pierluigi Vito. La memoria dei padri è un atto di giustizia e Carlo Maria Martini è stato un padre per tutta la Chiesa. È un ricordo carico di devozione quello proposto da Papa Bergoglio nell'udienza alla Fondazione che porta il nome del Cardinale, di cui domani ricorre il primo anniversario della morte. Quella di Martini è stata una grande paternità spirituale per tutta la Chiesa, ha detto Francesco. Anche noi, alla fine del mondo, facevamo gli esercizi con i suoi testi. Importante fu poi il suo ruolo alla 32esima Congregazione Generale dei Gesuiti nel 1974, durante la quale, non senza tensioni, venne approfondito il ruolo tra fede e giustizia. Per questo, esprimendo ancora gratitudine e stima per la figura dell'Arcivescovo di Milano, il Pontefice l'ho definito profeta e uomo di discernimento e di pace. L'incontro odierno è stata l'occasione per presentare al Papa la neonata Fondazione Carlo Maria Martini, sorta con l'obiettivo di promuovere la conoscenza e lo studio della vita e delle opere del Cardinale, per tenere vivo lo spirito che li animate, favorendo l'esperienza della parola di Dio nel contesto della cultura contemporanea. La Fondazione, che ha sede a Milano, è presieduta da padre Carlo Casalone, provinciale d'Italia della Compagnia di Gesù. E Papa Francesco oggi ha nominato padre Fernando Verghez Alzaga come nuovo segretario generale del governatorato dello Stato della Città del Vaticano. E sempre oggi Papa Francesco ha inviato un messaggio al 13° simposio intercristiano in corso a Milano. L'autorità ecclesiastica e il potere civile, ha scritto il Papa, sono chiamati a collaborare per il bene integrale della comunità umana. E qui da Piazza San Pietro per il momento è tutto, noi ci rivediamo verso la fine del telegiornale perché devo mostrarvi delle immagini, delle foto molto molto particolari di Papa Francesco. Allora, a dopo. Federico, resta lì, torneremo in Piazza San Pietro. Adesso parliamo di politica perché il Capo dello Stato ha nominato oggi 4 senatori a vita. Si tratta di Claudio Abbado, Renzo Piano, Carlo Rubbia ed Elena Cattaneo. Personalità, ha detto il Presidente della Repubblica, che hanno reso lustro alla patria per altissimi meriti. Sentiamo Augusto Cantelmi.
Un architetto, un fisico, una ricercatrice, un direttore d'orchestra, ma nessun politico. Ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, il Presidente della Repubblica ha nominato 4 nuovi senatori a vita. Si tratta di Renzo Piano, del premio Nobel Carlo Rubbia, della professoressa Elena Cattaneo e del maestro Claudio Abbado. Da loro motiva la sua decisione Giorgio Napolitano: verrà un contributo peculiare alla vita delle istituzioni in assoluta indipendenza. In questo modo, aggiunge, il capo dello Stato viene dato un segnale di serena continuità istituzionale. Personalità della cultura e della scienza, dunque, a cominciare da Renzo Piano, genovese, architetto di fama internazionale. Tra le sue più celebri opere, il Centro Pompidou a Parigi, l'aeroporto di Osaka e l'auditorium di Roma. Senatore a vita anche il goriziano Carlo Rubbia, un volto molto noto agli italiani, soprattutto in seguito all'assegnazione nel 1984 del premio Nobel per la fisica. Anche il milanese Claudio Abbado è personaggio assai famoso. La sua bacchetta ha diretto le più note e prestigiose orchestre, da quella della Scala ai Berliner Philharmoniker. Infine la ricercatrice Elena Cattaneo, cinquantenne milanese, è il più giovane senatore a vita della storia repubblicana, una nomina che desta qualche sorpresa, non solo per il dato anagrafico, ma anche per la netta posizione della Cattaneo in favore della ricerca sulle staminali embrionali, su cui pesano gravi riserve sia scientifiche che etiche. Intanto il nostro paese continua a far fronte all'emergenza disoccupazione ai massimi anche nel mese di luglio, in crescita soprattutto al sud, in aumento anche quella giovanile. Sono 635.000 i ragazzi dai 15 ai 24 anni che cercano un lavoro. Giorgio Schiavoni. Se la ripresa è dietro l'angolo, il mercato del lavoro invece è letteralmente immobile. Anche a luglio la percentuale dei disoccupati è ferma al 12%. Ma ciò che più preoccupa non è tanto il tasso di disoccupazione, comunque alto, bensì quello che si cela dietro questa percentuale. Al sud questo numero quasi raddoppia, si sfiora il 20%, con 3 regioni, Campania, Sicilia e Calabria, sopra il 21%. La disoccupazione giovanile cresce ancora rispetto a giugno e ora riguarda il 39,5% dei ragazzi in cerca di lavoro. Un fenomeno particolarmente odioso, soprattutto lì dove la disoccupazione giovanile è anche di lunga durata. Ritardare a lungo l'ingresso nell'attività lavorativa produce infatti cicatrici permanenti nelle carriere retributive e contributive di questi ragazzi. Ma il gruppo di giovani più debole è quello delle donne meridionali, più di una su due è senza lavoro. Infine, il comunicato dell'Istat rivela che c'è un elevato numero di disoccupati che cercano lavoro da più di un anno. I disoccupati di lungo periodo sono più della metà del totale e proprio queste persone avranno le maggiori difficoltà di reimpiego perché da troppo tempo sono fuori dal mercato. Non consola che nel resto dell'Eurozona il tasso di disoccupazione è anch'esso stabile e in linea con quello italiano. Se l'economia riparte senza creare nuovi posti di lavoro, la ripresa durerà ben poco. E purtroppo c'è ancora chi di lavoro muore. È successo questa mattina nella provincia della Spezia, dove un ragazzo di soli 23 anni è rimasto schiacciato sotto la pala di un mezzo meccanico. Immediati, ma purtroppo inutili, i soccorsi. Tragedia stamattina a Beverino, in provincia della Spezia, dove un operaio di 23 anni, Luca Pellegrini, ha perso la vita mentre stava lavorando in un cantiere privato. Ancora in fase di ricostruzione l'esatta dinamica dell'incidente. Il giovane, poco dopo le 8:30, stava manovrando una ruspa nei pressi della strada che conduce a una frazione vicina. All'improvviso ha ceduto il terreno e il mezzo si è ribaltato. Il giovane ha tentato di uscire dall'abitacolo, ma è rimasto schiacciato dal pesante braccio meccanico. Immediati soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118, ma per il giovane non c'era più nulla da fare. La vittima, molto conosciuta nella zona, insieme ai due fratelli lavorava nell'omonima azienda di famiglia, avviata dal padre tanti anni fa nel settore delle escavazioni del terreno e dei lavori stradali. La morte del 23enne ripropone il problema della sicurezza e delle morti bianche, dove il settore edile e quello portuale sono tra le attività più pericolose nello Spezzino. E adesso Massimiliano, la cronaca ci porta nel napoletano per raccontarvi la storia di alcuni giovani che, dopo aver dato vita a una cooperativa agricola su un terreno confiscato alla camorra, hanno ricevuto minacce dalla criminalità. I dettagli nel prossimo servizio.
14 ettari di terra per far tornare la Campania Felix come lo era un tempo. E questo è il sogno portato avanti nel terreno agricolo Amato Lamberti, Selva Lancadona, a Napoli, nel quartiere Chiaiano, a pochi chilometri dalla discarica dell'ultima emergenza rifiuti. Un bene confiscato alla Camorra, dove i giovani della cooperativa Resistenza hanno dato nuova vita a un pescheto e a un vigneto, impegnando nella raccolta numerose compagini sociali, gli scout della GESCI di Rimini, i minori sottoposti a misure cautelari della comunità Don Peppe Diana e numerosi giovani dei quartieri periferici da Scampia a Secondigliano, tra i quali anche i figli di persone implicate nella vecchia faida tra Edi Lauro e gli scissionisti del 2004 e 2005. E dalle ceneri della Camorra qui si può creare lavoro, il lavoro deve partire, il riscatto deve partire dai beni confiscati. Qui si fanno, cioè, su 14 ettari di vigneto e pescheto, quindi si producono marmellate che andranno nell'iniziativa Facciamo un pacco alla Camorra di NCO e del comitato Don Peppe Diana. Il terreno sequestrato nel 2001 al clan Simeoli è oggi un simbolo per una regione con il 75% di disoccupazione e dimostra che sconfiggendo l'illegalità si può creare lavoro proprio ripartendo dalla fertilità della terra, nonostante le continue intimidazioni che i volontari subiscono dai clan. Forse sono venuti prima qui di notte a sradicarsi 50 alberi e se li sono portati via. Ci siamo ritrovati due fosse scavate a mo' di tomba sul vigneto. Per qualcuno sono fosse, c'era qualcosa nascosto sotto, per qualcun altro sono fosse intimidative. Insomma, io dico che al di là del significato diamo a quelle fosse, che sono fosse comuni o comuni fossi, queste persone qui sopra non ci devono più venire. Con la pagina degli esteri ci trasferiamo in Egitto, dove si sono riaccese le tensioni. Oggi migliaia di sostenitori del deposto presidente Morsi hanno marciato in diversi quartieri del Cairo. Un gruppo di uomini armati a bordo di due auto ha preso d'assalto un checkpoint della polizia, provocando la morte di un agente e ferendone un altro assieme a un civile. Centinaia di poliziotti sono schierati lungo le strade, l'accesso a piazza Tahrir è stato vietato e continua anche la grande apprensione per i cristiani, la cui difficile situazione è un risvolto della crisi egiziana, poco illuminato dai media. Sono oltre 20 le chiese della città devastate nelle ultime settimane, come vedete dalle immagini. Rimane delicata anche la situazione in Siria, mentre si attende la fine del lavoro degli ispettori ONU sul presunto uso di armi chimiche da parte di Damasco. Le forze internazionali continuano ad avere posizioni differenti sul da farsi. Il punto nel servizio di Alessio Versa, che ha raccolto anche per noi una testimonianza sull'emergenza umanitaria. Entro domenica il resoconto degli ispettori ONU Israele schiera il sistema antimissilistico, Mosca minaccia il veto al Consiglio di sicurezza, mentre Francia e Stati Uniti si dicono pronti ad un attacco in ogni momento nonostante la bocciatura dell'alleato Cameron. Insomma, la Siria vive nel caos. Sullo scacchiere internazionale gli eserciti prendono posto, mentre all'interno anche oggi si registrano gravi scontri nei sobborghi di Damasco, proprio quelli che due settimane fa hanno dovuto fare i conti con il presunto attacco chimico. In questo scenario apocalittico si fa sempre più consistente il flusso dei civili in fuga, l'emergenza è totale. La Caritas italiana è appena rientrata da una missione in Giordania. Ciò che fa la Caritas è nelle città, dicevo in modo particolare, Zarqa e Mafra. Ecco, queste due città sono praticamente mobilitate, la loro popolazione è praticamente raddoppiata e si trovano a dover affrontare una situazione, diciamo così, di emergenza. Più dell'80% dei siriani in Giordania è composto da donne e bambini, quasi tutti soffrono di problemi psicologici. Vi è una grande sete di vivere in pace, una grande sete di pace. Ecco, se in questi giorni, soprattutto nell'Occidente, si sono cercati dei motivi per fare, diciamo così, la guerra, non si sono trovati certamente altri motivi per fare la pace. Il numero complessivo dei siriani in Giordania ormai ha superato la cifra di 1.300.000 unità. Il calcolo è approssimativo, perché forte è anche la dispersione dei profughi nel paese che li accoglie. Torniamo in Italia con la cronaca. Il cadavere di un pregiudicato, Antonio Mattuozzo, di 31 anni, ucciso con alcuni colpi d'arma da fuoco alla testa, è stato trovato nella tarda serata di ieri a Napoli, nella zona di Secondigliano. Si teme che questo episodio possa innescare una nuova guerra fra clan. Proprio oggi i carabinieri hanno arrestato nel quartiere di Pianura un'intera famiglia che custodiva un vero e proprio arsenale composto da armi, silenziatori, oltre che droga e radiotrasmettenti. Tutti i componenti della famiglia, padre, madre e tre figli, sono finiti in manette. In quella zona è in atto uno scontro tra due fazioni del clan Marfella.
E sono storie queste di famiglie criminali in cui a volte alcuni componenti riescono a reagire alle malefatte dei padri. Il caso della figlia del boss trapanese Matteo Messina Denaro, che è riuscita a convincere sua madre a lasciare la casa dove aveva sempre vissuto. Ma c'è anche chi, come la figlia di Rina, va addirittura fiera del proprio cognome. Il racconto di Sara Lucaroni. Due ragazze, due donne, una a 33 anni, l'altra a 17, entrambe figlie di boss della mafia. Due vite, un prima e un dopo, che non potranno mai essere come quelle delle coetanee, e un'identità personale e familiare con cui fare i conti. Lucia Riina, la più grande, la sua identità la rivendica. Grandi occhi azzurri e velleità di artista. Due giorni fa ha concesso un'intervista alla TV svizzera che ha suscitato molte polemiche. Figlia di Totò Riina, detto la belva, e Antonina Bagarella, sorella del boss Leo Luca, dice di essere onorata del cognome che porta, provocando sconcerto, e di aver vissuto il giorno più brutto della sua vita, a 12 anni, per l'arresto del padre. Alla domanda sui morti ammazzati e le stragi di Cosa Nostra, la risposta è il dispiacere che non intacca l'amore di un figlio per i genitori, dunque per il padre. Un padre che l'altra, la più piccola, non ha mai visto o sentito, perché Matteo Messina Denaro è latitante da 20 anni e il cui unico volto noto è solo quello di una vecchia foto. Angela, ma non è il suo vero nome, colori mediterranei, la immaginiamo attraverso l'unica foto nota pubblicata dal settimanale che ne racconta la storia, fa la scelta opposta e la sua identità la vuole riscattare. Ha convinto la madre, ultima compagna del boss di Trapani, a vivere lontano dal clan, una sfida aperta alle sue regole. Una vita nuova nonostante la grande assenza, di cui non parla direttamente, neppure quando dice che vorrebbe l'affetto di una persona che non sarà mai presente per colpa del destino. Due storie contrapposte, forse un comune denominatore, le difficoltà a fare conto con le proprie storie, segnate per sempre da padri la cui carriera criminale ha devastato molte vite. Passiamo adesso a una notizia che interesserà molti di voi, interessa soprattutto le nostre tasche. Altro Consumo ha tracciato una mappa delle città virtuose, dove cioè i prodotti al supermercato costano meno. Ad esempio Roma è più economica di Aosta, ma attenzione, anche chi vive nella capitale può risparmiare. I trucchi per farlo ce li suggerisce Isabella Faggiano. Non è sempre vero che vivere nelle grandi città costa caro. Fare la spesa a Roma è più conveniente che ad Aosta. A disegnare la mappa del risparmio ci ha pensato l'associazione Altro Consumo. A confronto i prezzi di 500 prodotti, esclusivamente di marca, venduti in 907 supermercati della penisola. I negozi più economici si trovano a Pistoia. Qui una famiglia può fare la spesa con 490 euro al mese, una media che resta più o meno invariata nelle altre città della Toscana. Riempire il carrello a Cuneo e Verona costa 10 euro in più. Nelle grandi città, Napoli, Torino, Roma e Milano, il costo è di 530 euro al mese e così via. I prezzi lievitano a Messina, Siracusa, Reggio Calabria e Sassari, fino ad Aosta, la città più cara, dove si arriva a quota 570 euro. Calcolatrice alla mano, in un anno chi vive a Pistoia risparmia 960 euro rispetto ad un abitante di Aosta. Ma c'è una buona notizia per tutti. Ovunque è possibile risparmiare con quattro semplici mosse. Prima di andare al supermercato, fare una lista di ciò che manca. Se ci sono dei prodotti in offerta, non lasciarsi trasportare dalla voglia di comprare. Mettere nel carrello solo ciò che serve. Attenzione all'etichetta. Comparare i prezzi al chilogrammo o al litro. Poi, ancora un ultimo sforzo. Puntare lo sguardo verso i ripiani più bassi degli scaffali. I prodotti più convenienti sono sempre meno a portata di mano. E allora adesso, Massimiliano, come promesso, torniamo a San Pietro da Federico Plotti, che ci mostrerà alcune belle immagini che riguardano Papa Francesco. Vero Federico? Eh sì, però prima di mostrarvi queste foto, ve l'abbiamo promesso, vi parliamo del nuovo tweet del Papa, che è stato pubblicato veramente pochi minuti fa. Allora ve lo leggo subito. La fede non è una cosa decorativa, ornamentale. Avere fede vuol dire mettere realmente Cristo al centro della nostra vita. E questo è il tweet giornaliero del Papa. Ormai siamo abituati a riceverli, a leggerli tutti i giorni. Adesso ve l'avevamo promesso, vi facciamo vedere queste immagini, queste foto che stanno facendo letteralmente il giro del mondo, soprattutto attraverso
attraverso i social network. C'è un'immagine in particolare, una sorta di autoscatto, forse la state vedendo proprio in questo momento, che ritrae il Papa con alcuni ragazzi, poi ce ne sono altre che ritraggono il Papa sempre nella stessa situazione ma visto da diverse prospettive. Questi ragazzi sono scout di Piacenza che hanno incontrato Papa Francesco nella Basilica di San Pietro mercoledì scorso. Insomma, ancora una testimonianza emozionante della genuinità e della autenticità di questo Papa, insomma, se ce n'era bisogno, ormai l'avevamo capito tutti. E da Piazza San Pietro è veramente tutto, adesso la linea può tornare definitivamente allo studio. Grazie davvero Federico, con queste bellissime immagini termina il nostro telegiornale. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona serata. Ci vediamo domani.